Accennato proprio all'inizio, ne parlava anche il professor Crisanti, è quello dei tamponi. C'è una fondazione importante, la fondazione Gimbe, che ha in mano e studia tutte le cifre del contagio del Covid-19, che sostiene la stessa cosa, bisogna mettere in campo più tamponi. Più tamponi per tutti. Basta con la giungla odierna. Troppe volte vengono fatti col contagocce. Ne serve una soglia minima giornaliera per monitorare l'andamento della fase 2. L'analisi condotta da Fondazione Gimbe fotografa l'inizio di maggio e conta una media di 88 tamponi al giorno ogni 100.000 abitanti e una media di 59 tamponi diagnostici, ossia quelli necessari a identificare nuovi positivi. E stila una classifica delle regioni. Provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli, Venezia Giulia sono quelle che ne fanno in media di più ogni giorno. Su tutti la provincia autonoma di Trento, che arriva a 222 al giorno per 100.000 abitanti. Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Liguria ne fanno fino a 129. La Lombardia ne esegue 99, come le Marche e poi Basilicata, Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio. Meno di 60 per Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Ma è anche vero che proprio qui al centro-sud si registrano percentuali più elevate dell'esame per individuare nuovi casi. Complessivamente rappresentano un terzo del totale i tamponi di controllo, quelli cioè che servono a capire se si è guariti. Fondazione Gimbe richiama tutte le regioni a incrementare la quantità di tamponi diagnostici e chiede al Ministero della Salute di inserire fra gli indicatori di monitoraggio della fase 2 uno standard minimo di almeno 250 al giorno di questi tamponi ogni 100.000 abitanti. Il governo deve favorire le strategie di analisi, scandisce il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, e deve neutralizzare, aggiunge, comportamenti opportunistici delle regioni finalizzati a ridurre la diagnosi di un numero troppo elevato di nuovi casi che aumenterebbe il rischio di nuove chiusure.